La scherma è uno sport affascinante che sta coinvolgendo sempre più appassionati. È uno sport che ha portato all'Italia il maggior numero di medaglie olimpiche. In 100 anni di storia delle Olimpiadi, da Parigi 1900 a Sydney 2000, la scherma italiana è salita ben 100 volte sul podio. Ad Atene 107 volte e con Pechino 2008 il numero delle medaglie è addirittura arrivato a 114. Un record di eccezionale spessore per una disciplina che vanta di essere l'unica in Italia ad aver conquistato così tante medaglie olimpiche e che contribuisce ad accrescere sempre più il prestigio internazionale di tutto lo sport italiano. Direi che la scherma italiana è in un momento sicuramente di grazia, perché non solo trionfa in diverse competizioni di Coppa del Mondo, al di là di quello che è il ritorno dalle Olimpiadi, che è stato sicuramente valido, ma soprattutto perché pare che dietro agli importanti schermidori che hanno partecipato alle Olimpiadi si formino delle nuove leve di assoluta importanza. Per esempio, nel fioretto femminile ha abbandonato Giovanna Trillini, che era la nostra alfiera, rimane Valentina Vezzali, ma abbiamo una new entry che è, per esempio, Arianna Errigo, che è lombarda e che ha già vinto una gara di Coppa del Mondo e fatto due finali, per cui contiamo che, data la giovane età, sia una promessa certa. Peraltro sono tutte molto brave le nostre fiorettiste, quindi così pure c'è una crescita negli altri settori. Per quanto concerne la sciabola, è meno praticata in termini globali, non femminili, perché da quando l'hanno istituita ha delle frequentatrici più o meno alla pari delle altre. Per la spada no, la spada è l'arma più praticata in genere, anche se abbiamo avuto un momento di abbastanza lungo, una decina d'anni di scarsi risultati. Da qualche anno invece torniamo ad avere dei risultati, soprattutto in campo maschile, e speriamo che si ottengano anche in campo femminile. Per la sciabola, a parte Montano, che è universalmente noto, abbiamo sia in campo maschile che femminile elementi in crescita, e quindi possiamo sperare anche lì.